Oggi presentiamo i risultati di una ricerca condotta dal Centro Studi e Ricerche di un'impresa. È una ricerca tesa ad analizzare il valore delle produzioni tipiche, il valore economico delle produzioni tipiche, ma essenzialmente questa ricerca è volta a valutare come, in che modo le produzioni tipiche possono contribuire allo sviluppo del territorio, in particolare dei territori rurali. Ebbene, è chiaro che le produzioni tipiche consentono di accrescere la redditività delle attività agricole e della filiera alimentare nel suo insieme. E questo cosa vuol dire? Vuol dire contribuire alla permanenza dell'agricoltura sul territorio. Gli ultimi dati, i primi dati sull'ultimo recente censimento dell'agricoltura indicano che le superfici agricole sono andate sempre più riducendosi in questo paese. E questo comporta un problema notevole per l'ambiente, per il paesaggio e per il territorio. Cercherò di spiegare questo elemento fondamentale, e cioè le nostre ricerche testimoniano che le produzioni tipiche stanno crescendo in termini numerici, come produzioni certificate, numeri di produzioni certificate, crescono in termini economici e di produzione. Ma quello che è più interessante, che è meno noto, è che le produzioni tipiche sono un elemento fondamentale nella conservazione dell'ambiente, in quanto chiaramente l'agricoltura è in primo piano, e questo è un dato che l'Unione Europea ha già acquisito, no? Parlando appunto di multifunzionalità dell'agricoltura. Allora, investendo sulle produzioni tipiche, consentiamo a talune produzioni di presidiare il territorio. L'agricoltura nel suo complesso continua a presidiare il territorio, dunque opera quelle azioni di manutenzione del territorio, dell'ambiente, che consente di preservare delle condizioni, non ultimo, vista la drammaticità dei recenti eventi, ad evitare il dissesto idrogeologico, dovuto per lo più proprio all'abbandono dei terreni agricoli. Se questo è l'effetto sul piano ambientale, ancora più importante e pervasivo è l'effetto sul piano paesaggistico, perché non dimentichiamo che la bellezza del paesaggio italiano è dovuta all'agricoltura, è l'agricoltura che ha plasmato nei millenni questo paesaggio, ed è evidente che se noi vogliamo preservare il paesaggio italiano dobbiamo preservare l'agricoltura. E questo è l'elemento, diciamo, a supporto delle produzioni tipiche, un altro elemento a supporto. Ma il terzo, ancora forse più importante dal punto di vista produttivo, è nell'ottica di uno sviluppo endogeno e autocentrato, è il ruolo che le produzioni tipiche rivestono nella promozione e rafforzamento dell'identità territoriale, elemento di coesione sociale, di convergenza strategica fra gli attori del territorio. In qualche modo, se noi difendiamo le produzioni tipiche, difendiamo l'unicità stessa dei territori, e difendendo quell'unicità, creiamo unità intorno a un progetto armonico, organico di sviluppo. E questo forse è l'elemento più interessante, portare le produzioni tipiche al centro dei progetti di sviluppo territoriale, soprattutto laddove queste costituiscono un'eccellenza, come è il caso dei territori della mozzarella di bufala. Oggi siamo Presentiamo questa ricerca non a caso all'interno del Salone della Mozzarella, proprio perché volevamo dimostrare con questo intervento, come centro studi e ricerche di un'impresa, che la mozzarella di bufala, al di là del suo valore economico e produttivo, rappresenta sicuramente un presidio fondamentale a tutela di un progetto di sviluppo che ripensi alla campagna come qualcosa di unico e ripetibile, e che questo diventi poi una prospettiva di sviluppo reale per tutto il territorio.